Buon pomeriggio amici in collegamento. Parte quest'oggi un nuovo percorso di informazione, di divulgazione non solo scientifica. Io vorrei quanto più possibile giornalistica, nel senso proprio della parola, cioè di una comunicazione capace di raggiungere i diversi livelli della società e che possa interessare non solo i tecnici, ma in particolare tutti i cittadini che hanno bisogno di risposte alle loro tante domande, i giovani, e in particolare chiunque abbia interesse a legarsi ad alcuni temi alti di discussione, come nel caso di oggi il tema che tra poco andremo a presentare. E quindi prima puntata di Biomedical Report dal titolo evocativo, significativo e di grande attualità, direi di estrema attualità, Covid e ambiente, quale dei due favorisce l'altro? E c'è un punto di domanda alla fine. A questa domanda risponderanno il professor Mauro Minelli, specialista di immunologia clinica e allergologia, docente straordinario di igiene generale e applicata presso l'Università Telematica Pegaso, e la professoressa Anna Giammanco, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo. Buonasera ai nostri ospiti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera anche da parte mia. Io sono Marco Renna, mi occupo di comunicazione da più di 25 anni ormai, a livello televisivo, sulla carta stampata e oggi in modo particolare sul web. Mi fa molto piacere essere qui con voi nel ruolo di moderatore di questo importante appuntamento scientifico e culturale, perché io credo di poter a questo punto insertare, per così dire, una testimonianza di vita personale. Perché dico questo? Perché in data 16 marzo, quindi eravamo ad appena una settimana dalla messa a regime delle misure di contenimento, del cosiddetto lockdown, come è passato nella, diciamo, letteratura giornalistica di questo anno 2020, di questo complicato anno 2020, io mi sono permesso da profano, e forse in maniera in parte inconsapevole, se non del tutto, di pubblicare, anche se alla base vi era un'intuizione, evidentemente poi suffragata da qualche fatto di cui oggi diremo qualcosa, mi sono permesso di pubblicare su Facebook un'immagine satellitare, un post su Facebook con un'immagine satellitare in cui mi chiedevo, ma l'inquinamento atmosferico presente in alcune regioni dell'Italia e dell'Europa, in modo particolare la macchia rossa più verace, più fortemente luminosa che si imponeva nel territorio delle regioni della pianura padana, poteva in qualche modo favorire la diffusione del virus SARS-CoV-2 di cui tanto si parlava e si cominciava a parlare in quelle settimane e in quel mese di marzo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, e soprattutto l'insorgenza della malattia, la Covid-19, poteva in qualche modo essere sostenuta, incoraggiata, per così dire, perversamente incoraggiata da questo inquinamento? Ebbene, questo è uno degli assi che noi tenteremo di mettere a fuoco e che animerà la discussione. Perché io chiedo subito alla professoressa Anna Giammanco se è plausibile ed è in qualche modo anche probabile una correlazione forte fra l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo e l'inquinamento, diciamo, generale o particolare a cui ho fatto riferimento poco fa, nel mio discorso di apertura e nella presentazione. Professoressa Giammanco. Grazie, grazie per avermi coinvolto, grazie al professore Minelli che mi ha voluto qui oggi e a voi che avete diciamo, avviato tutta la procedura correlata all'evento. Ecco, certamente quelle che sono le differenze epidemiologiche da nord e sud dei casi che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto e che forse continueremo a vivere, certamente sono a favore diciamo, pensiero, dell'idea che ci possa essere una correlazione. D'altro canto, il virus,
come sappiamo, come via via i vari studi vanno dimostrando, è un virus che resiste nell'ambiente e questa sua resistenza è variabile in relazione ad una serie di situazioni ambientali, sia atmosferiche che è tipicamente diciamo correlate a temperatura o a condizioni di altro tipo, all'umidità e via di seguito. Per cui certamente che si possa pensare che ci sia un'influenza dell'ambiente sul virus è possibile. D'altro canto si tratta di un virus sviluppato, come tutti i virus sviluppati è un virus che teoricamente dovrebbe essere sottoposto a diciamo a una maggiore sensibilità correlata a quelle che sono le situazioni ambientali e quindi questo porta chiaramente a pensare che in realtà correlazione tra quelle che sono queste condizioni che possono più o meno favorire la persistenza o la presenza del virus e le caratteristiche che il virus presenta certamente c'è. Ci sono una serie di studi a riguardo, tanto si sa ma tanto ancora si deve mettere a punto e correlare. E proprio in questa, diciamo, verso questa questo obiettivo ci stiamo un po' muovendo tutti. Grazie professoressa Giammanco. Professor Minelli, ho seguito attentamente, come tanti di noi hanno fatto, anch'io ho letto i suoi interventi, i suoi scritti apparsi sulla stampa locale ma anche a livello nazionale, soprattutto a livello nazionale, e abbiamo avuto attraverso, diciamo, una corsia preferenziale che siamo riusciti a mettere in piedi anche uno scambio di vedute su questo aspetto. È eclatante, è lampante, è piuttosto evidente che il virus numericamente abbia prodotto dei numeri drammatici, se non addirittura tragici, in alcune realtà geografiche, in alcune aree geografiche dell'Europa e dell'Italia e non in altre. Molti hanno, forse in maniera sbrigativa, posso dire io, magari mi sbaglierò, hanno, come dire, in qualche modo determinato, ecco, la risposta, questa che a me sembrava un'evidenza piuttosto forte, al lockdown, cioè alle misure di contenimento, alla quarantena. E quindi quelle regioni che non avevano avuto i numeri drammatici di qui sopra erano state fortunate perché favorite dalla chiusura. Il distanziamento sociale ha bloccato il virus, cosa che invece non si era riusciti a fare, evidentemente, almeno in tempo, nelle regioni della pianura padana, in particolare in Lombardia. E una ipotesi in qualche modo corrispondente alla realtà, esaustiva o parziale o addirittura assolutamente implausibile, secondo lei? No, implausibile assolutamente no. Intanto grazie per l'introduzione, grazie alla professoressa Giammanco che ha voluto supportarci, insomma ricordo il suo impegno prioritario in Sicilia, dovendo lei, voglio dire, assistere e seguire un po' la casistica grossa, essendo responsabile ed essendo ordinaria di microbiologia presso l'Università di Palermo, insomma ha un impegno piuttosto gravoso, soprattutto adesso in questa fase nella quale la Sicilia sembra essere più interessata rispetto ad altre regioni o comunque rispetto alla prima fase. Rispondo alla tua domanda, Marco, per dirti questo, che noi siamo partiti da un dato di fatto oggettivo, cioè di questa grande diffusione, rapida diffusione della Covid-19 che ha portato ad un'emergenza sanitaria in tutto il mondo e questo è evidente. Più recentemente o successivamente all'esplosione si sono cominciate a descrivere le potenziali associazioni tra epidemia di Covid-19 ed inquinamento atmosferico, ed in particolare l'attenzione si è concentrata intorno agli effetti potenziali di un particolato sulla diffusione dell'epidemia e anche sulla prognosi della malattia, cioè che malattia farò, voglio dire, in ragione di determinate situazioni ambientali, laddove ovviamente va esclusa l'ipotesi piuttosto naif del virus che cavalca l'inquinante, grazie all'inquinante, a cavallo dell'inquinante, entra nei polmoni e determina sto gran sfacelo. Il discorso è decisamente più complesso, ovviamente, come la Covid ci ha insegnato a ragionare. Quindi l'ipotesi di base è che le esposizioni croniche al particolato, quindi non le esposizioni in quei mesi dell'infezione, attenzione, ma le esposizioni croniche al particolato rendano il sistema respiratorio, l'apparato respiratorio più suscettibile
all'infezione del coronavirus e alle sue complicanze. In particolare, l'ipotesi è questa: maggiore e più lunga, più costante nel tempo è stata l'esposizione al PM2.5, cominciamo a memorizzare questa sigla, maggiore la probabilità che l'apparato respiratorio sia predisposto ad una malattia più grave con magari ridotte aspettative di vita. Cos'è il PM2.5? Ecco, è un particolare miscuglio di sostanze solide e liquide del diametro inferiore a 2,5 micron, ecco perché si chiama 2,5, quindi 30-40 volte più piccole di un granello di sabbia fine, assolutamente ultramicroscopiche, derivanti dalla combustione di carburanti per autoveicoli, da raffinerie centrali elettriche, dalla combustione di materiali legnosi o di qualunque altro materiale a seguito di incendi, a seguito di bruciature di vario genere, ma anche dal fumo di tabacco. Allora, si è ipotizzato, e qui appunto veramente abbiamo prodotto tanto nel corso del primo blocco dell'epidemia, che l'infezione da SARS-CoV-2 causi gravi malattie polmonari indotte proprio dall'effetto del PM2.5. Però attenzione, e qui poi interverranno nuovi lavori che tra poco dirò, l'effetto del PM2.5 eventualmente combinato all'azione e all'effetto del biossido di azoto, che è un gas dall'odore pungente, altamente tossico, irritante, per lo più derivante da tutti i processi di combustione ad alta temperatura, quindi impianti di riscaldamento, motori ancora una volta di automotoveicoli, combustioni industriali, centrali elettriche, eccetera. Ora, da dove è partito tutto questo? È partito da un lavoro pubblicato nel 2018 da alcuni cinesi, guarda caso, che hanno visto che nei topi la primaria azione di danno sotto forma di stress infiammatorio indotto proprio dal PM2.5 può produrre lesioni polmonari tanto più gravi quanto più associate ad una alterata espressione, e qui subentra il secondo aspetto che bisogna memorizzare, dell'ACE2. Cos'è quest'ACE2? È un enzima di conversione dell'angiotensina 2 che si localizza anche nel tessuto polmonare. Perché è importante questa C2? E chiederei a Paolo di mandare la prima delle immagini che avevamo preparato per questo. Ecco, lo possiamo vedere se appunto Paolo ci invia l'immagine. È un recettore particolare, eccolo qui, lo vedete, e questo recettore colorato di verde, una specie di forchettina che si applica sulle cellule dell'epitelio polmonare, sta collocato lì sopra e vedete ha un incavo particolare. Bene, esattamente in quell'incavo praticamente si va a ficcare uno spike, cioè uno sperone, uno spuntone del coronavirus, che entra perfettamente nell'incavo di questo benedetto recettore ACE2 che noi abbiamo anche sulla superficie respiratoria, ma non solo sulla superficie respiratoria. Professore, allora, chiedo scusa, questa ACE2, questo enzima, ce l'abbiamo tutti? Assolutamente sì. Ma qui il problema è proprio questo, nel senso che si è visto che gli individui, qui sta la grande criticità, gli individui lungamente esposti a livelli medi o alti di PM2.5, cioè di quel particolato critico di cui parlavo, sviluppano una sorta di automatica protezione contro l'infiammazione indotta dal PM2.5 proprio grazie a questo recettore ACE2. Quindi l'ACE2 è una sorta di meccanismo d'azione di difesa che il nostro organismo mette in atto tanto di più quanto più lunga è stata l'esposizione al PM2.5. Quindi è un meccanismo di difesa che l'organismo umano realizza. Ma qual è la criticità? Qual è la particolarità? E che diventa proprio un boomerang. Esattamente, nel senso che grazie a questo recettore, cioè più lunga è stata l'esposizione, sì, più noi dovremmo essere protetti nei confronti del PM2.5, più ne approfitta il nuovo coronavirus che, mutando in vario modo, ha trovato la possibilità di individuare proprio nel recettore ACE2, diciamo così, la serratura attraverso la quale questo virus inganna la cellula umana, penetra al suo interno, la infetta e conseguentemente innesca tutto il processo patologico che caratterizza il quadro clinico della Covid-19. Queste sono dinamiche studiate abbondantemente, attenzione, molto molto tempo prima che venisse fuori il discorso della Covid, perché questo discorso dell'ACE2 e del PM2.5 era stato studiato appunto, su animali di laboratorio da questi cinesi.
D'altro canto, uno studio recente, chiederei a Paolo la successiva slide, uno studio recente di Fattorini, aiutato anche da altri coautori, aveva scoperto proprio che i dati sulla qualità dell'aria a lungo termine erano proprio fortemente correlati ai casi di Covid-19 in ben 71 province italiane. Quindi tutto questo forniva ulteriori prove che l'esposizione cronica alla contaminazione atmosferica potesse rappresentare un contesto favorevole per la diffusione del virus. Si è aggiunto a questo un ulteriore lavoro, prego Paolo, grazie per la prossima slide. Ecco, questo è un lavoro cruciale di Frontera che introduce questa importantissima e significativa ipotesi del doppio colpo. Che cosa significa ipotesi del doppio colpo? È un'ipotesi per effetto della quale l'esposizione cronica al PM2.5 causa, come già in precedenza ho detto, la sovraespressione di questo recettore ACE2 polmonare. Tutto questo aumenta l'aggressione, dunque la carica virale nei pazienti esposti a questi inquinanti, carica virale a sua volta in grado di compromettere ulteriormente la funzionalità polmonare nei soggetti interessati, una sorta di circuito continuo e micidiale. A questo punto, secondo l'ipotesi del doppio colpo avanzata da questi autori, il biossido di azoto presente in atmosfera può fornire appunto un secondo colpo, causando una più grave forma di Covid-19 nei polmoni già compromessi, con conseguenze sempre più critiche. Aggiungo, e così concludo questo mio primo intervento, che con un gruppo di ricerca dell'Università dell'Aquila noi abbiamo sottomesso recentemente un lavoro scientifico che è in attesa di essere valutato e che, partendo da queste premesse, ha considerato, in aggiunta a quanto già scritto in altri lavori, due ulteriori potenziali fattori di rischio, ed è un po' quello che Marco diceva prima, cioè l'indice di vecchiaia e la densità di popolazione, che potrebbero influenzare non poco la diffusione della malattia. E allora, dico i dati preliminari, ovviamente il lavoro aspetto che venga pubblicato prima di poter dare i dati definitivi, ma considerando i mesi del picco epidemico, il modello matematico che è stato applicato al nostro studio ha dimostrato una relazione più che significativa tra le concentrazioni di PM2.5 e biossido d'azoto e i tassi di incidenza di Covid-19. E cioè, considerando l'effetto combinato dei due inquinanti durante i mesi dell'epidemia, un aumento delle concentrazioni di questi inquinanti, anche soltanto un microgrammo per metro cubo d'aria, corrispondeva ad un aumento dei tassi di incidenza di Covid-19 pari a 2,79 per 10.000 persone relativamente al PM2.5, quindi aumento di un microgrammo per metro cubo significava aumento di 2,79 per 10.000 persone come ammalati, un aumento del biossido d'azoto di un microgrammo per metro cubo corrispondeva ad un aumento di 1,24 per 10.000 persone di ammalati, 1,24 ammalati per 10.000 persone. Quindi è evidente che c'è una significatività. Questa cartina sostanzialmente individua la differente, a proposito di quello che il nostro conduttore diceva in apertura, la differente presenza del PM2.5 in aree diverse dell'Italia, che può giustificare in qualche modo una più massiva presenza appunto dell'infezione in determinate regioni piuttosto che in altre. Quindi vedete, in viola le zone maggiormente coinvolte dal PM2.5, in questo caso, qui non c'è il biossido d'azoto, rispetto invece alle altre regioni nelle quali più bassa è stata indiscutibilmente l'incidenza appunto della malattia. Grazie. Grazie professor Minelli. Professoressa Giammanco, la tesi che ha esposto con dovizia di particolari, chiarendo anche i contorni di questa faccenda apparentemente non semplice, Mauro Minelli, è in grado in qualche modo di fornire una chiave interpretativa alle tante questioni aperte. E dall'altro però appare ai miei occhi, e io credo agli occhi di tanti che ci stanno ascoltando, piuttosto inquietante, perché varrebbe a dire che evidentemente in pianura padana le condizioni ambientali, diciamo tutto un sistema, ecco, di condizioni ha, e sembra una ripetizione o una tautologia, condizionato fortemente l'evoluzione della patologia, della malattia e la sua diffusione, in maniera molto più marcata
che non rispetto ad altre regioni o ad altre realtà dove evidentemente questo determinato inquinante o il combinato disposto tra biossido di azoto e PM2.5 non era presente, non è presente nella stessa misura e nella stessa portata. Professoressa. Sì, certamente la presentazione del problema del professore Minelli si basa su dati scientifici ed è ampia dissertazione che può spiegare questa differenza epidemiologica in relazione a quello che è stato l'andamento dell'epidemia stessa. E chiaramente quello che emerge da quanto ha detto il professore è che sì, le condizioni ambientali ed atmosferiche agirebbero su due livelli. Nei confronti del virus, permettendogli di poter risiedere e raggiungere cariche elevate nell'ambiente, ma anche nei confronti del paziente e del distretto respiratorio e delle mucose del paziente, che verrebbe esposto a quelle che sono con più facilità a quelle che sono le infezioni virali, permettendo così al virus di esprimere al massimo il suo ruolo patogeno. Ovviamente questa è una chiara ed evidente indicazione che sta a favore della differenza tra nord e sud per quanto riguarda l'andamento epidemiologico dell'emergenza Covid-19. Ma certamente noi dobbiamo anche considerare tutta una serie di altre situazioni locali che si associano al nord e al sud, al fatto che poi il sud in qualche maniera è riuscito, avendo l'esperienza del nord, è riuscito a fare in modo che si tenesse più sotto controllo il virus. Il nord intanto per quanto riguarda le condizioni che hanno facilitato così la diffusione del virus e che hanno facilitato anche l'espressione patogenetica virale in relazione anche al fatto che questi fattori predisponenti che si possono ritrovare a livello respiratorio e i danni respiratori possono anche predisporre nei confronti anche di sovrainfezioni batteriche, certamente è stato svantaggiato. Il sud è stato invece avvantaggiato di quella che era l'esperienza del nord nel cercare di contenere anche il processo, di fare in modo che si potesse controllare senza che si arrivassero alle situazioni certamente drammatiche che si sono avute, che si sono espresse al nord. Grazie professoressa. Professor Minelli, come in tutte le malattie, in tutte le malattie provocate dai virus che conosciamo, ma non solo, dai virus, c'è quasi l'attivazione, c'è sul tavolo un discorso che si riferisce all'attivazione di un meccanismo ad personam, no? Non dobbiamo dimenticare di dire che l'iniziativa di oggi si svolge sotto l'egida della Fondazione di Medicina Personalizzata, perché sempre più stiamo scoprendo, soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, l'importanza di superare così lo schema dei protocolli nella medicina e di invece avvicinarci ad un approccio personalizzato alle problematiche di salute. Mi chiedo, e lo chiedo ancora da semplice intervistatore, non è che per caso la faccenda del nuovo coronavirus, del SARS-CoV-2, della Covid-19 è più un problema immunologico che non virologico o infettivologico, professor Minelli? Ma che sia un problema immunologico, lo abbiamo detto fin da sempre, assolutamente immunologico, e sono tutte le evidenze che documentano quanto il 2019 NCOV, il SARS-CoV-2, induca fenomenologia reattiva o fenomenologia infiammatoria sulla base di dinamiche che sono strettissimamente immunologiche. È dall'inizio che
se tutti hanno seguito questa storia, e tutti l'hanno seguita, si è cominciato a parlare di quella famosa tempesta citochimica, no? Questa cosa che in qualche modo ha fatto un po' il giro del mondo, la tempesta citochimica sulla quale... La risposta immunitaria esagerata? Una risposta immunitaria di un sistema immunitario che è stato aggredito da qualcosa che non conosce e verso il quale ovviamente ha provato a rispondere alla sua maniera. Quando non conosce un qualcosa, il sistema immunitario si arma in qualche modo e tra le dinamiche... Non mette a fuoco, diciamo, il bersaglio. Non mette a fuoco perché non lo conosce, quindi fin tanto che non individua un percorso che possa essere il più preciso possibile, cerca di mettere in atto tutto quello che può nell'intento di difendere l'organismo. Il problema è che poi, attivato in una certa maniera, comincia a produrre delle sostanze che generano danno. Tra queste sostanze che generano danno ci sono alcuni mediatori dell'infiammazione, si chiamano interleuchine, in particolare si chiamano citochine in realtà, in particolare alcune di queste citochine, tipo la 1, la 5, la 6 soprattutto, ma poi dopo si sono scoperte anche altre citochine, tipo la 17, che sono delle citochine fortemente infiammatorie, talmente tanto vera questa ipotesi, che addirittura i primi bersagli terapeutici e le prime indicazioni terapeutiche da parte di qualcuno, ma questa era già esperienza dei cinesi, è derivata dal fatto di andare a bloccare una di queste citochine utilizzando un farmaco biologico specifico che doveva andare in maniera specifica a neutralizzare la più critica di queste citochine, che si chiama interleuchina 6, che poi è anche quella che interviene nella genesi dell'artrite reumatoide. Ora, questo per dire quanto immunologico sia il problema indotto da un agente virale che ovviamente interpella il sistema immunitario del soggetto ospite, il quale, interpellato, prova a fornire delle risposte finalizzate a bloccarle. Ora, queste risposte si possono orientare in una certa maniera piuttosto che in un'altra quando ovviamente il sistema immunitario si è organizzato in maniera adeguata, avendo riconosciuto in tutti i suoi dettagli questo virus che era inedito, che è sostanzialmente inedito e che come tale, voglio dire, ha creato un minimo di sconvolgimento nelle organizzazioni ordinarie proprio perché non c'erano strumenti adeguati. Bloccarlo con un antivirale, sì, per carità, adesso è quello che si sta facendo, anche sugli antivirali si è molto lavorato, adesso ce n'è qualcuno che sembra funzionare più di altri, ma che il problema, voglio dire, sia squisitamente di tipo immunologico, dubbio alcuno non c'è. Io però, semmai, tanto per completare il discorso fatto prima e poi anche successivamente ripreso da Anna Giammanco, volevo in qualche modo ritornare sul discorso ambiente, perché poi dovremmo anche dare un senso al quesito che abbiamo posto nel titolo, quesito che a qualche soggetto che poi ha scritto anche una sua nota, voglio dire, è sembrato anche strano, nel senso che qualcuno ha scritto sì, adesso magari scopriamo che il Covid ha fatto persino bene, visto che appunto avevamo detto chi favorisce l'uno dell'altro o viceversa. Allora andiamo. Non è proprio paradossale come... Non è paradossale, ma voglio spiegare le ragioni, perché è evidente che al di là dell'ipotetica battuta anche di cattivo gusto che questa persona ha fatto, volevo ovviamente fornire delle risposte. Ora, nel lavoro di cui parlavo prima, abbiamo noi considerato le concentrazioni di inquinanti in diverse province. In alcune di queste province le persone sono state gravemente infettate e poi anche uccise. Osservando la tendenza temporale, questo è importantissimo, i livelli medi annuali di PM2,5 di biossido d'azoto tra il 2019 e il 2020, ma noi siamo andati dal 2016 in poi per poter verificare le differenze, hanno mostrato, e questo è importantissimo, un declino che ha raggiunto i valori più bassi durante i mesi dell'epidemia, data appunto l'implementazione del cosiddetto blocco, chiamiamolo finalmente in italiano, del blocco in Italia. Ora, il programma di ricerca, e qui mi collego ad una cosa che casualmente ho visto quest'estate, perché era una mostra libera nella città di Cortona, dove sono andato per fare una vacanza, voglio dire, mi sono trovato queste immagini che sono state davvero illuminanti. Ora, questo programma di ricerca, quindi cito la fonte perché è giusto citarla, il programma di ricerca legato al lancio del satellite europeo Copernicus Sentinel 5P, ha proprio l'obiettivo di mostrarci dallo spazio la qualità dell'aria che respiriamo. Bene,
Dice Klaus Zenner dell'ESA, che è responsabile di questa missione di Copernicus, quindi cito testualmente le sue frasi, che le speciali caratteristiche di questo satellite, con la sua alta risoluzione spaziale e quindi capacità di osservare in maniera molto precisa i gas in traccia, ha permesso di generare alcune misurazioni che adesso vi farò vedere, misurazioni che sono esclusive, attenzione, della concentrazione di biossido d'azoto. Ora, queste immagini, utilizzando appunto queste che vedete, utilizzando i dati del satellite Copernicus, mostrano la comparazione tra le concentrazioni medie di biossido d'azoto dal 13 marzo al 13 aprile del 2020 rispetto alle, lo vedete sulla vostra destra, rispetto alle concentrazioni medie di marzo-aprile 2019. Vi renderete conto come la concentrazione anche in Padania, nella pianura padana, del biossido di azoto in Italia cambi completamente. La riduzione in percentuale è ricavata appunto dai dati relativi anche ad altre città europee. Possiamo andare anche avanti con le successive. Infatti, dopo essere partiti dall'Italia, ecco, si passa in Francia, dove si possono vedere lo stesso tipo di immagini in qualche modo rilevate in Italia, poi andiamo in Spagna. Anche se diciamo, professore, che la macchia rossa non raggiunge mai i livelli di intensità e le dimensioni della macchia della pianura padana in Italia. Per carità, assolutamente no, assolutamente no. Poi questa è la Spagna, lo vedete, 2019 rispetto al 2020 sulla vostra destra. E infine questa, la successiva, dovrebbe essere, eccola qui, una videata finale dell'Europa. Ecco, i dati del satellite, restando appunto su questa immagine, sì, mostrano alcune città che vedono scendere i livelli del 40-50% di addirittura del biossido d'azoto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Roma meno 49%, Milano meno 47%, Parigi meno addirittura 54%, Madrid meno 48%. Quindi queste sono già immagini che sono abbastanza peculiari, voglio dire, e che, attenzione, corrispondono ai periodi nei quali c'è stato gradualmente poi un calo progressivo del numero di soggetti che si sono gradualmente ammalati di Covid. Andiamo alla successiva immagine. Questa è una animazione comparata tra il 2019 e il 2020 e, come si vede, l'inquinamento atmosferico si mantiene basso nel periodo in cui la popolazione 2020, ovviamente, europea, resta a casa, nel senso che i livelli delle concentrazioni di biossido d'azoto in Europa sono diminuite costantemente proprio in coincidenza con le misure di blocco attuate per fermare la diffusione di Covid-19. Dunque, le immagini evidenziano come le drastiche misure messe in atto per il coronavirus abbiano ridotto le concentrazioni di inquinanti che, attenzione, secondo l'Agenzia Spaziale Europea, causano ogni anno, a prescindere dal virus, dal coronavirus, causano in Europa ogni anno 400.000 morti premature per patologie legate all'inquinamento dell'aria. È un dato questo che non dobbiamo dimenticare. Andiamo sulla successiva immagine, che è abbastanza suggestiva, si vede non in maniera proprio perfetta, ma provo a spiegarla. Questa è la laguna di Venezia. Queste immagini mostrano proprio gli effetti del lockdown sulla città di Venezia. Vedete, nell'immagine a destra, la vostra destra, che sono il canal grande si percepisce in maniera molto più chiara e nitida rispetto a quella sinistra. Rispetto a quella sinistra, dove si possono anche vedere, certo, guardando bene, quelle scie bianche che sono tutte imbarcazioni, compresi vaporetti, navi da crociera incredibili, che arrivano in quella zona dalla Giudecca al Canal Grande, sono assolutamente privi. E anche questo, ovviamente, è un fattore di inquinamento a proposito di quello che dicevo prima. Sì. Passiamo ora al continente asiatico, Paolo. Vediamo un attimo, ecco, questo è quello che vedete in India. Concentrazioni medie di biossido d'azoto in India mostrano in basso le concentrazioni sulla vostra sinistra, dall'alto verso il basso, le concentrazioni medie di biossido d'azoto dal 1 gennaio al 24 marzo negli anni 2019 e 2020, mentre sulla destra le immagini dal 25 marzo, che è il primo giorno del lockdown, attenzione, al 20 aprile, in comparazione con lo stesso periodo dell'anno precedente. La successiva,
per dire che nelle principali, questo è animato il disegno, vedete, nelle principali città dell'India si osserva una significativa riduzione delle concentrazioni, nel senso che Mumbai e Delhi hanno fatto registrare un calo del 40-50% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso relativamente al biossido d'azoto. Andiamo in Cina, che è la sede storica della Covid. Ecco, vedete qui, a differenza del 2019, questo è paurosa questa immagine, nel senso che a me spaventa, nel senso che i livelli del biossido d'azoto, ci sono delle differenze relative a questa densità media del biossido d'azoto nella troposfera dell'area intorno a Wuhan, epicentro storico, tre mesi di gennaio e febbraio nel 2020, dopo l'esplosione della Covid. Lì c'è stato proprio un blocco assoluto, totale calo, completa assenza di biossido d'azoto in quelle zone. La successiva dovrebbe farci vedere, ecco, i livelli di biossido d'azoto che non sono aumentati nel 2020 dopo il Capodanno cinese, che nel 2020 è stato celebrato il 25 di gennaio, e vedete rispetto al 2019 le differenze incredibili che ci sono appunto tra le due cose. Un'ultima videata la riservo agli Stati Uniti d'America, dove vedete anche qui, voglio dire, gli evidenti cambiamenti che in termini di concentrazioni medie, in particolare New York, sì, si registrano tra il 2019 e il 2020. Quindi qual è la conclusione che vorrei trarre rispetto a questi ragionamenti? Che voglio dire, nel titolo quasi provocatorio della trasmissione di oggi c'è il fatto che rispetto ad un danno ambientale importantissimo, del quale, voglio dire, verosimilmente il SARS-CoV-2 si è avvantaggiato per poter creare una certa tipologia di danno, abbiamo poi avuto una risposta ambientale decisamente positiva, come le immagini fanno vedere, che guarda caso è coincisa proprio con il periodo a partire dal quale abbiamo cominciato a registrare un progressivo calo del numero dei pazienti affetti da Covid-19, salvo poi a riverificare un nuovo incremento non appena abbiamo allentato. Allora, professore, la domanda me la deve consentire adesso. Mi risponderà davvero in un minuto, perché poi voglio tornare alla professoressa Gianmanco. Non è che per caso qui ci salva più che il distanziamento sociale o il distanziamento quindi tra le persone, il fatto che abbiamo smesso di emettere inquinanti nell'aria e abbiamo fermato, diciamo, tutte quelle situazioni che in qualche modo andavano a compromettere il nostro ambiente? Ma questo voglio dire appartiene alla logica conclusione di un ragionamento che si sta facendo, che ovviamente avrà bisogno di tante conferme, avrà bisogno di tante evidenze scientifiche, però adesso noi stiamo ragionando di dati di fatto, dati che non sono miei, sono dati ufficiali pubblicati in maniera chiara, evidente, le fonti le abbiamo anche citate, e che fanno vedere delle differenze sostanziali, differenze che coincidono, poi sarà l'evidenza scientifica a documentare quanto questa coincidenza possa essere significativa sul versante, come dire, clinico, però coincidono con il momento nel quale, a partire da aprile, cioè quasi alla conclusione di questo periodo in cui c'è stato un abbattimento di quelli che sono i valori critici di quei fattori dei quali abbiamo parlato, abbiamo cominciato a notare un calo dell'incidenza della patologia, che poi gradualmente sembra riprendere, anche perché, voglio dire, il blocco gradualmente si è andato spegnendo. Quindi una correlazione tra incidenza dell'infezione e fattori ambientali non credo la si possa escludere a priori. Assolutamente. Grazie professor Minelli. Io credo che sia una delle prime volte, a livello mediatico almeno, che abbiamo potuto mettere a fuoco una realtà di questo tipo, perché anche nella discussione che se ne fa quotidianamente, le immagini che abbiamo appena visto con Mauro Minelli, ancora molti di noi non le avevano viste e non le avevano, per così dire, ragionate. Professoressa Gianmanco. Sì, questo è vero, però io credo che tutte quelle, diciamo, situazioni infettive che sono correlate alla capacità del microrganismo di diffondere
e di raggiungere quelle cariche microbiche che poi possono essere responsabili di infezioni più o meno gravi, sono sempre correlate a dei fattori predisponenti multifattoriali, dove l'ambiente certamente gioca un ruolo fondamentale. Le variazioni ambientali possono favorire o sfavorire la presenza del virus, ma è pur vero che i virus, come tutti i microrganismi, sviluppano quelle che sono le loro capacità di resistere, di persistere e continuare costantemente ad esprimere loro, altrimenti non potrebbero sopravvivere, cercando di superare tutti questi fattori che in qualche maniera si oppongono alla loro sopravvivenza e alla loro diffusione. Quindi certamente il ruolo ambientale è fondamentale, bisogna, come dice il professore Vinelli, avere ulteriori studi e conferme che è a favore di questi dati che già sono chiaramente associabili all'influenza ambientale nei confronti della diffusione del virus e della diffusione delle forme, soprattutto delle infezioni anche gravi. No? A parte questo, c'è anche da tenere presente che il distanziamento serve a fare in modo che noi, se c'è una carica elevata, cerchiamo di tenerci, tra virgolette, lontani dalla stessa. Ecco, per cui in questo momento in cui le idee ancora non sono chiare, non si sa bene come agire e non si sa bene come muoversi, certamente diventa fondamentale che questo distanziamento ci sia. Non vorrei che noi, pur riconoscendo il ruolo dell'ambiente, ci orientassimo verso l'idea che questo distanziamento non serve. Ecco. Assolutamente. Di questo siamo consapevoli e su questo siamo tutti assolutamente d'accordo, però mi sembrava una intuizione quantomeno o una pista ermeneutica importante, no? Un elemento di novità forte questo discorso che abbiamo fatto. Torno velocemente prima di chiudere a Mauro Minelli, perché oggi la malattia che ha colpito a causa del coronavirus un personaggio così conosciuto, influente come Silvio Berlusconi ha riportato in auge le preoccupazioni diffuse che serpeggiano, no? Circa la gravità di questa malattia. Poi Berlusconi, scherzando, diceva ho una delle 5 cariche virali più alte d'Italia, che magari Minelli ci spiegherà esattamente che cosa significa. Ma a questo voglio aggiungere un dato. Leggevo un dispaccio dell'Istituto Superiore di Sanità che diceva oggi siamo ai livelli di febbraio come diffusione del SARS-CoV-2, però gli esiti per fortuna sono assolutamente diversi, anche se ci sono purtroppo dei postumi con i quali fare i conti anche a distanza di tempo. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io mi ricollego un attimo a quello che diceva prima la professoressa Giammanco a proposito del distanziamento. È giustissimo quello che lei dice, non deve passare il messaggio di abbassare la guardia, ma proprio assolutamente, per nessuna ragione al mondo, anche perché, come già dicevo prima, noi abbiamo proprio nel lavoro che citavo e che aspettiamo di pubblicare, che venga pubblicato, avevamo considerato un ulteriore aspetto che era proprio quello della densità di popolazione, quindi più maggiore la densità, maggiore c'è la possibilità di un contatto interumano, maggiore c'è la possibilità di rischio. Quindi assolutamente d'intesa e d'accordo, ci sarebbero delle differenze soggettive a proposito di personalizzazione, nel senso che proprio l'espressione di quell'ACE2, di quel recettore di cui parlavo prima, che nei bambini potrebbe non avere ancora la conformazione giusta per poter fare in modo che il virus possa attaccarsi, potrebbe giustificare la minore incidenza della patologia nei bambini, la conformazione e le dimensioni dell'ACE2 potrebbero avere questo tipo di ruolo, o anche il soggetto che sia emigrato per andare nel nord Italia, non abbia avuto una lunga esposizione
al PM2.5, quindi può non aver prodotto un numero sufficientemente alto di recettori ACE2 per essere aggredito esattamente come lo è invece l'abitante che è stanziale stato esposto a lungo. Presso, quindi ci sono mille variabili, certo. Ma rimane sempre ferma la giustissima come dire, richiamo che ha fatto Anna Giammanco a proposito del tenere alta la guardia nel merito di questa cosa. Sì, tra le incognite, così ci abbiamo a conclusione come ci invitava il nostro conduttore, tra le incognite che restano ancora senza risposta sul nuovo coronavirus ci sono anche gli effetti a lungo termine che la malattia ha sulla salute dei pazienti, quanto dureranno, quanto può essere l'entità del danno anche a distanza di tempo. Sono in corso, devo dire, tanti studi che analizzano quella che è stata definita ormai sindrome post-Covid-19. Se ne parla di questo, al momento i sintomi principali riportati dai pazienti dopo l'infezione sono fondamentalmente tre, e cioè un senso profondo di stanchezza, l'affanno, quindi difficoltà a respirare profondamente, e dolori alle ossa e muscolari. Diciamo che tutto sommato però la ricerca analizza soprattutto i sintomi che sono stati lamentati dai soggetti che hanno sofferto di una forma grave di Covid-19 a diversi mesi, ad alcuni mesi dalla dimissione ospedaliera. C'è un'ulteriore situazione, al di là della stanchezza che sembra essere legata a tutta una serie di problematiche, soprattutto a questa continua liberazione di quelle citochine infiammatorie rilasciate dal sistema immunitario al fine di arginare questo patogeno invasore, c'è l'affanno ovviamente legato al danno che ha subito il distretto respiratorio. E poi c'è questa cosa che sembra essere molto particolare, questa sensazione raccontata, viene riportata nei lavori ultimi, questa sensazione di nebbia nel cervello, cioè questa difficoltà a pensare con chiarezza accompagnata a problemi di memoria. Le analisi preliminari mostrano che le performance mentali di questi pazienti sono inferiori rispetto a quelle attese in relazione alla fascia di età tra i 50 e i 60 anni. Mi auguro che il buon Berlusconi non abbia questo tipo di problema, me lo auguro per lui. Non si sa ancora se ciò possa essere dovuto ad un'azione diretta del virus sui neuroni, ma alcuni ipotizzano che questa condizione possa anche aumentare, qui apriamo un capitolo, è veramente preliminare, lo sottolineo in mille modi, di sviluppare patologie neurodegenerative. Quindi c'è per esempio chi immagina che l'infezione da Covid, cito dati di letteratura, da Covid-19 possa aggravare una situazione per esempio di pre-Alzheimer. In alcuni pazienti poi possono persistere tosse, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, mal di testa, vertigini, insonnia, rash cutanei, quindi eruzioni cutanei, e anche aritmia. Cioè sono tutti fenomeni che ovviamente avranno bisogno di ulteriori approfondimenti, si è davvero all'inizio, studi sono in corso e aspetteremo che questi studi portino le loro conclusioni per poter definire al meglio e più precisamente le caratteristiche anche del post-Covid. Benissimo, insomma mi pare di capire che non c'è ancora da stare tranquilli, la prudenza deve in qualche modo animare il nostro comportamento futuro e innervare le nostre scelte, insomma, fino in fondo, che sono scelte di prudenza, quindi l'uso della mascherina, il distanziamento sociale e il rispetto delle norme che ci sono state fino ad oggi suggerite. Ormai ci abbiamo a compiere un anno da quando abbiamo fatto la conoscenza di questa malattia, di questo virus, probabilmente continueremo a parlarne e a fornire ulteriori, ecco, contributi per una maggiore comprensione di quanto sta accadendo e per capire come da cittadini dovremo regolarci per rispetto di noi stessi e degli altri. Grazie alla professoressa Anna Giammanco, grazie al professor Mauro Minelli, grazie a chi ci ha dato la possibilità di essere presenti in diretta questo pomeriggio, in questa diretta online, grazie al regista Paolo Romito e a tutti i collaboratori di questo percorso che abbiamo avviato oggi, al quale facciamo molti auguri, che si chiama Bio Medical Report, e ovviamente sarete informati per tempo circa i prossimi appuntamenti. Buon proseguimento di giornata e arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie, grazie a voi.